TV Radicale, siamo al Congresso dei Radicali Italiani del 2011 e TV Radicale, sappiamo appunto, tutti i nostri video web ascoltatori sanno che è una web TV, quindi sta su internet, siamo sempre attenti ai fatti di internet, ai fatti informativi di internet e oggi parliamo di una rivista che si chiama informarezzo.it, qui in questo caso la vediamo sul cartaceo, ma è un giornale web, insomma, telematico, e ne parliamo con e ci racconta appunto di questa rivista. Ne parliamo con Dunque io sono Eugenio Mascagni e poi c'è Francesco. E io sono Francesco Scatragli, che sono il presidente di un'associazione aretina che si chiama Libera Aperta. Libera Aperta ha 10 anni di vita sul territorio, è un'associazione libertaria e liberale, e abbiamo ovviamente, molti di noi hanno anche la doppia tessera, Radicali Italiani e iscritti all'associazione Libera Aperta. Libera Aperta ha inteso, promuovendo questo giornale web informarezzo.com.it, di superare tutte le censure che gli altri organi di stampa operavano nei confronti dei temi radicali e cercando di mettersi in proprio. C'è riuscita, sono 2 anni che stiamo vivendo questa esperienza e ad Arezzo cominciano ad apprezzarci per tutte le informazioni libere che portiamo. Informarezzo.it è libero al punto che ospitiamo tutti i pareri, tutte le informazioni di parte, no, da destra a sinistra, dal centro a sotto, e soprattutto, come dirà Eugenio fra poco, Eugenio Mascagni, un altro dei nostri compagni di Libera Aperta iscritto ai Radicali Italiani, dirà soprattutto una cosa: perché questa nostra testata piace agli aretini e non solo. Sì, dunque l'associazione viene da una precedente esperienza che era in formato cartaceo, avevamo un giornale Fatti di Libertà. Ovviamente il problema erano i costi e la capacità di poterlo diffondere, soprattutto il lavoro che richiedeva. Quindi di fronte anche a quello che ha detto Francesco, cioè la censura che avviene anche a livello locale per le attività radicali, per le idee soprattutto, non tanto per le attività, decidemmo di fare 2 anni fa anche la versione web che ovviamente è riuscita, che fortunatamente è riuscita a raggiungere un pubblico molto più vasto e con oneri, diciamo, costi vivi molto minori della versione cartacea. E possiamo, diciamo che siamo riusciti a metterci a livello di altri giornali web che già in città c'erano, che però sono diciamo molto più concentrati sull'aspetto di cronaca, quello che si caratterizza più di tutti come giornale che tratta di argomenti politici è appunto Informarezzo. Altri, quello maggiormente letto è stato poi acquisito da Confindustria e si è buttato molto sulla cronaca, e tant'è che alcuni redattori che facevano più commento politico sono passati con noi. È un sito che si basa su attività volontaria, chi ci lavora lo fa in maniera volontaria, si sono proposti anche dei collaboratori che fanno da editorialisti, poi ovviamente ci sono i comunicati delle associazioni, delle forze politiche che vengono pubblicati diciamo liberamente, poi qualcuno si occupa anche di argomenti più svariati, di sport, magari gli sport minori piuttosto che non la squadra di calcio che ormai è trattata in tutte le salse. Ma la cosa molto interessante che piace molto è la possibilità che ad ogni articolo, ad ogni editoriale c'è la possibilità di commento libero, mentre altri siti, quelli che già c'erano, censuravano, occorreva registrarsi, molto spesso venivano cancellati. Nel nostro sito c'è una grande libertà di poter commentare a seguito dell'articolo, spesso sono più interessanti gli interventi che non l'articolo stesso, si creano dei veri e propri dibattiti. Altra cosa che ha tirato molto gli accessi, perché effettivamente è diventato un sito molto visitato, parliamo di
120.000 articoli letti il mese, 70.000 visitatori unici, quindi in un bacino, diciamo, d'utenza di 100.000 cittadini non è poco. Vero è che magari noi cerchiamo di inserirci anche articoli oltre a quelli locali, anche di carattere nazionale, quindi magari tramite motore di ricerca si possono essere determinati argomenti che danno la possibilità, tramite motore di ricerca ci arrivano anche persone fuori dal bacino, diciamo, prettamente locale, ma prevalentemente è un bacino di 100.000 utenti e soprattutto di persone che anche intervengono e commentano. Un'altra cosa che ha fatto decollare, diciamo, gli accessi sono stati anche determinati servizi, una rubrica specifica detta anche Grillo Parlante di inchiesta a livello locale, che ha messo anche un po' in subbuglio l'amministrazione locale. Riceviamo continuamente telefonate da amministratori locali, assessori, perché diciamo che l'approccio ha un po' destato un certo, diciamo, scompiglio. Una rubrica di servizio. Esatto, diciamo che la stampa locale, che ne so, la Nazione Locale o il Corriere Aretino o comunque la TV Teletruria, eccetera eccetera, avevano sempre un approccio della politica molto edulcorato, con poca inchiesta, poche critiche, sempre molto prona, e diciamo che secondo noi abbiamo anche da dire di aver un po' modificato questo approccio, perché spesso sappiamo di redattori che si lamentano con la propria redazione, che dice come loro pubblicano e noi vengono a telefonarci e dire possiamo pubblicare l'articolo, cioè siamo anche fonte di cattivi maestri, siamo anche fonte di notizia pronta, perché ovviamente il web è anche immediato e a volte siamo anche i primi, ecco questo. Ma io non devo aggiungere molto a quello che ha detto Eugenio, comunque come presidente dell'associazione posso dire questo. Primo, ad Arezzo, dopo tutto quello che ha detto Eugenio, che siamo diventati un po' i leader dell'informazione politica, mentre gli altri edulcoravano le notizie, le rendevano marginali, con la nostra Informarezzo abbiamo fatto anche da volano alle iniziative radicali. Per quale motivo? Mentre prima non ci pubblicavano niente, o se ci pubblicavano facevano in maniera distorta, dicendo oggi pomeriggio Piazza Jacopo 20 settembre, e il cittadino diceva ma 20 settembre, non sapeva neanche che era forse una strada della città. E questo con gli articoli a ripetizione sul fatto, sul 20 settembre, Breccia di Porta Pia, la laicità dello Stato, ecco, anche questo ultimo intervento pubblicizzato a dovere dalla nostra Informarezzo, che non vediamo a questo punto, abbiamo usato come volano per le nostre iniziative politiche, quindi iniziative politiche che sono state conosciute in città. Poi ancora questa nostra forma, come diceva Eugenio, che molti danno attenzione a questo sito web, hanno capito che la politica si fa in un altro modo e che forse i radicali hanno ragione in certi temi, quindi un miglior approccio anche sui temi radicali. E con calma, diceva il nostro direttore in un intervento che noi abbiamo portato qui al congresso, tra l'altro nel congresso c'è un piccolo documento di Libera Aperta che si trova sopra il tavolo, e sul retro del documento di Libera Aperta, per i temi che noi vorremmo essere considerati per la base, eccetera eccetera eccetera, c'è anche il documento di Informarezzo. E Paolo Casalini ora ricordava come certi temi, ora mi sto non più ricordando, certi temi se portati all'attenzione dell'opinione pubblica diventano oggetto di dibattito e diventano come quelli pressanti e utili per la cittadinanza. Se posso fare una piccola aggiunta, un piccolo, diciamo, sintomo della situazione, è il congresso annuale dell'Associazione Libera Aperta, congresso che abbiamo sempre fatto da 10 anni a questa parte e che diciamo, vedeva la presenza degli iscritti, che ovviamente non sono tantissimi,
e poco più, qualche intervento di forza politica esterna, ma non molto. All'ultimo congresso era pieno di esponenti delle altre forze politiche, segno è che la questione dell'informazione, come è stata proposta da Informarezzo, ha colto nel segno, nel vivo, ecco, e quindi sanno benissimo che diciamo, almeno in prima battuta, diciamo, forse a livello di addetti ai lavori, di chi più si interessa di politica, il nostro sito è importante. L'ultima battuta, io voglio ricordare che è stato accennato, se i congressisti leggeranno le motivazioni e i risultati del sito informarezzo.it, troveranno che è anche conveniente fare informazioni sul web, convenienza che viene assolutamente dai costi di gestione minimi. Ovviamente se i militanti da sempre raccolgono le firme, sono in strada qui e là, non troveranno nessuna difficoltà ad essere nel web a costo zero, e con questo fatto noi lanciamo con oggi questa nostra proposizione di informarezzo.it a tutte le associazioni radicali del territorio italiani, perché possano nascere anche in quei luoghi altri web di informazione e magari collegarsi tutti insieme, mandarsi, scambiarsi video. Devo anche ricordare che Arezzo, Informarezzo, ha promosso anche come dire, interviste per strada fatte da una nostra telecamera e che poi sono presenti nel circuito YouTube e visitabili durante, quindi una cosa abbastanza moderna. E ultimo posso dire che questa operazione non è solo commercialmente, con pochi spiccioli si apre una informazione web, ma si hanno anche dei ritorni, ossia si può fare imprenditoria, si possono avere dei finanziamenti, e ora stiamo attuando, collegando con la tesoreria dell'editore, che è Libera Aperta, io sono il presidente di Libera Aperta, si sta cercando di attivare una rete di pubblicità e di promozioni che compariranno sul web, e questo non solo, quindi in puro spirito radicale contro il finanziamento pubblico ai partiti, proprio perché anche la politica radicale può essere finanziata nel territorio dai cittadini che desiderano vedere delle cose alternative. Perfetto, allora auguriamo ovviamente ogni bene e diffondiamo ancora l'immagine di questo giornale web reperibile sul sito informarezzo.it. Sì, con Google, sì. Basta cliccare informarezzo.it e poi esce l'indirizzo, il link del sito. Perfetto. Visto che siamo su TV radicale, Informarezzo TV, c'è anche il canale. Anche il canale TV. Perfetto, ne potremo parlare anche in futuro con qualche trasmissione dedicata su TV Radicale, magari appunto su qualche iniziativa che fate. Nel frattempo vi auguriamo ovviamente buon congresso e grazie ancora di questa vostra disponibilità. Ciao.